Salve a tutti ragazzi e bentornati da Mike Shosha. Siamo tornati con i nostri soliti pronostici su WWE 2K16 e oggi andremo ad analizzare la Royal Rumble, che quest'anno è particolarmente interessante. Ragazzi, vi dico una cosa, avevo già registrato questo video una settimana fa perché avevo sbagliato la programmazione, ma sono veramente stupito perché avevo dei pensieri in testa, avevo delle mie sicurezze per quanto riguarda questa Royal Rumble e invece nell'ultima puntata di Raw ho avuto un po' uno stravolgimento di quello che pensavo e quindi questa puntata sarà ancora più interessante perché andremo ad analizzare veramente tutto e tutte le ipotetiche soluzioni che questa Royal Rumble ci riserverà. Innanzitutto ragazzi, diciamo subito qual è la particolarità, qual è la cosa che rende così interessante questo match, è che a differenza di tutti gli altri anni quando il vincitore della Royal Rumble aveva uno spot per andare contro il campione a WrestleMania, quest'anno il vincitore della Royal Rumble vincerà il titolo WWE, perché l'ha deciso Vince McMahon e il campione attualmente Roman Reigns, che vedete qui, non se la vedrà solamente contro 1, 2, 3, 4 avversari, ma contro ben 29 avversari. Ma non solo, a rendere le cose ancora più complicate, entrerà con il numero 1, quindi dall'inizio dovrà vedersi al proprio con 29 persone. Era abbastanza scontato ragazzi da questo punto di vista, non è impossibile perché già un altro wrestler entrando con il numero 1 ha poi vinto la Royal Rumble, ma nessuno se lo ricorderà e mai nessuno lo saprà mai, se già non lo sa. Parliamo di Chris Benoit che ragazzi ha fatto la fine che ha fatto, insomma è stato cancellato dalla storia WWE, giustamente ragazzi, questa è una piccola digressione, però ci sta, è sempre bello ricordare perché la WWE comunque fa revisionismo storico, in questo caso giustificato assolutamente. Comunque ragazzi, la situazione è questa. Vi dico la verità, la scorsa settimana avevo fatto tutta un'analisi del fatto che probabilmente ci sono due vie: o sarà la Royal Rumble più scontata in assoluto, oppure la Royal Rumble con più sorprese, sicuramente quella che ci può regalare più emozioni. Allora ragazzi, se fossimo rimasti a una settimana fa, quindi con Brock Lesnar che interrompe il match di Roman Reigns One vs All e fa piazza pulita, e non solo della League of Nations ma anche di Roman Reigns, e quindi punta l'obiettivo sul campione, in quel caso ragazzi le prospettive erano abbastanza semplici: o avrebbe vinto Roman Reigns, quindi rimanendo tutto nello scontato, perché è ovvio ragazzi che nel momento in cui metti la cintura in palio, ok che per molti potrebbe sembrare oh oddio, quindi chissà quante cose succederanno, chissà quante volte sarà in pericolo Roman Reigns, ma visto che l'ha conquistata da poco e visto che Roman Reigns, e ne parliamo già da tanto tempo, è il volto della compagnia, è il futuro della WWE, non credo che gliela faranno perdere subito, no? Se, ripeto, se le ipotesi fossero rimaste a quella di una settimana fa. Tutt'al più, il più probabile vincitore, se non fosse stato Roman Reigns, avrei sicuramente detto Brock Lesnar, ovviamente. Ma ragazzi, ma basta semplicemente analizzare come siamo arrivati a questo punto e vedere un po' la credibilità dei suoi avversari, no? Perché se vi ricordate come Roman Reigns ha vinto e come è successo, diciamo, come si è evoluta tutta la storyline che ha portato poi Roman Reigns alla vittoria del titolo, facciamo un paio di passi indietro, no ragazzi? Stiamo un po' vivendo quello che abbiamo già vissuto in passato. Qualcuno avvicina questa storyline che stiamo vivendo tra Roman Reigns e l'Authority con Vince McMahon a quello che vivemmo, e non bestemmiamo e non diciamo troppo a voce alta, con Stone Cold Steve Austin e lo stesso Vince McMahon. Però almeno ragazzi, devo dire una cosa, che è meglio così piuttosto che quell'altra storyline sempre con il coinvolgimento dell'Authority che stavamo vivendo qualche mese fa, ovvero un Roman Reigns più vicino a quello che ha vissuto Daniel Bryan contro l'Authority. Almeno qua ragazzi è un po' più credibile, zitto, spacca i culi e mena. Però ragazzi, diciamo che tutto quello che è stato fatto da un mese a questa parte è stato appunto fatto per mandare over Roman Reigns e per costruirgli una credibilità, a discapito però di tutti i suoi avversari, perché vi faccio un esempio, ok? Se noi pensiamo, vi dicevo, agli avversari più probabili in questa Royal Rumble, ci vengono in mente sicuramente Lesnar. Ci potrebbe essere anche l'incognita Chris Jericho, ma ormai ragazzi, Jericho è un cavallo di ritorno che torna per mandare over e per aiutare i nuovi talenti, ma non lo vedo così credibile come vincitore, o comunque con uno stint con la cintura alla vita, insomma. Il resto ragazzi è Sheamus con la League of Nations, ma
Se andiamo un po' a vedere il match, ma questo lo penso da marca, ragazzi, guardate, per logica. Se andiamo a vedere un po' il match tra Sheamus e Roman Reigns con arbitro speciale il buon Vince McMahon, voi ragazzi, pensate a questo: se non ci fosse stato Vince McMahon, quante volte avrebbe vinto pulito Roman Reigns? Ok? Chiaro che, ragazzi, stiamo parlando proprio di ipotesi, stiamo parlando in maniera sbagliata in questo momento. Però, dal punto di vista della credibilità, se nello stesso match vieni schienato 2, 3, 4 volte e ti salvi solo grazie all'overbooking, non è che tu sia gran credibile in questo momento. L'unico, ragazzi, potrebbe essere sicuramente Brock Lesnar. Però, se fino a una settimana fa pensavo, ragazzi, che sicuramente Lesnar sarebbe stato fatto fuori dalla League of Nations, perché sì, perché ha attaccato, è vero, Roman Reigns, ma ha fatto prima piazza pulita di tutta la League of Nations. E ovviamente, ragazzi, in un match come la Royal Rumble, l'overbooking è di casa. E avrei pensato questa cosa qui. E invece, ragazzi, l'ultima puntata, maremma puttana, qua veramente mi incazzo, scusate le parolacce, però nell'ultima puntata invece abbiamo visto un finale di puntata con il run-in della Wyatt Family. Ora, ragazzi, sempre una questione di credibilità, no? Potete fare pure 100 versus 1 e sicuramente Lesnar farà piazza pulita. Non è quello l'importante, cioè, nel senso, io, per me non è credibile che in 29, pure se sono grandi, grossi e fresconi, cioè, possano mettere fuori gioco Lesnar. Ok, ok, va bene, sicuramente sarà così, ragazzi, perché a sto punto, ecco, iniziamo ufficialmente i pronostici. Io vi dico, ragazzi, che Lesnar sarà fatto fuori dalla Royal Rumble da Wyatt Family. Non so se proprio da Bray Wyatt o da Strowman. Comunque, ragazzi, viene buttato fuori da loro. Se non da loro, dalla League of Nations, ma sicuramente da un'aggregazione di persone che si allerà per farlo fuori. Quanto è stupida sta cosa? Io capisco, ragazzi, che gli infortuni hanno falcidiato il roster della WWE in questo momento. E si parla un sacco di nuovi innesti, per esempio AJ Styles, tante altra gente del Bullet Club. Insomma, ragazzi, ci potrebbero essere sorprese all'interno di questa Royal Rumble. Si parla tantissimo del debutto, appunto, di AJ Styles. Io me lo aspetto 90%, però non credo che poi alla fine vincerà lui, perché... Ok che è un grandissimo wrestler, ok che ha fatto grandi cose in New Japan e in TNA, però penso che il pubblico Mark non conosca il personaggio per quanto riguarda WWE. Quindi non mi aspetto tanto da quel punto di vista. Però, ragazzi, cioè, io capisco, appunto, che ci sono stati questi infortuni tra i più: Randy Orton, John Cena, Daniel Bryan, che non sappiamo se tornerà in questa Rumble o se ha smesso definitivamente. Però, ragazzi, no. E capisco quindi che ci sono dei buchi per quanto riguarda WrestleMania, perché attualmente Randy Orton, John Cena, Cesaro, chi più ne ha, vabbè, Seth Rollins su tutti, non saranno a WrestleMania. Per esempio, si parlava di John Cena contro Undertaker per quanto riguarda WrestleMania, un match che avrei voluto sicuramente vedere un paio d'anni fa con la streak in palio, però comunque a livello di star power, cioè, sarebbe stata una grande cosa, un grande match, però... Gli infortuni sono infortuni e ci ritroviamo in questo momento. E quindi neanche Lesnar ha un avversario attualmente a WrestleMania. Ma ti prego, WWE, ti prego, no. Ti prego, no, la Wyatt Family. Cioè, chi se ne frega? Chi se ne frega? Cioè, chi me frega di vedere Brock Lesnar contro Bray Wyatt, ragazzi? Scusate, Bray Wyatt che non vince una rivalità, non la vince mai. Cioè, entra, fa casino, costa il match a qualche stronzone, cioè, così. Chiunque deve perdere un match per overbooking e c'entra dentro la Wyatt Family. Ma ti prego, no. Cioè, non lo voglio vedere, non mi importa. Io non lo so, ragazzi, che sensazioni avete voi da questo punto di vista, ma... Cioè, non c'ha un cazzo di senso. Non penso, altresì, che Wyatt, come ha finito la puntata dicendo che la Rumble è la sua, non credo mai che vinca, proprio mai, perché non hanno credibilità, ragazzi. Cioè, oggettivamente, chi ci crede? Boh, cioè, questo, uno che non vince mai una rivalità, come fa a tenere la cintura? Ok, ragazzi, se sei tipo
un Seth Rollins. Ma non è vero, Seth Rollins pure, ragazzi, ha costruito la sua credibilità nel corso dei mesi, perché sennò è il solito, è stato all'inizio almeno il solito campione heel che scappa, si rifugia dietro all'Authority, insomma agli zozzoni e, boh, non lo so, ragazzi, sono veramente giù di morale da sto punto di vista, perché non so, ste cazzate, ma mandatemi Lesnar di nuovo contro Roman Reigns a WrestleMania, dove a WrestleMania, per esempio, no, potevano, ok, vince Lesnar, va a WrestleMania come campione e Roman Reigns riconquista il titolo a WrestleMania contro Brock Lesnar e chiude il cerchio, no, 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 devo fare sta cazzata. Anche se, ragazzi, e questo è il mio pronostico, però penso di non prenderlo, perché ad oggi ho la sensazione che Roman Reigns non esca campione da questo match. Però, se devo dire una cosa ufficiale, per me il vincitore della Royal Rumble sarà di nuovo Roman Reigns. E manterrà il titolo, perché non ci sono avversari in questo momento. Il motivo è questo. Faccio esempio, no? C'è Sheamus, ok? Qualcuno dirà, vabbè, Sheamus è la League of Nations. A parte, raga, che per me è una grandissima puttanata il fatto che una stable si, tra virgolette, si unisca per far vincere Sheamus. Cioè, nel senso, perché, faccio un esempio, Alberto Del Rio o lo stesso Rusev devono aiutare Sheamus? Cioè, in un match come la Royal Rumble, chi vince, vince. Anzi, è proprio il classico match dove, non dico che tutti hanno pari possibilità di vincere, però, in teoria, no? Basta un attimo, se guardiamo già lo scorso anno, lo vinse Roman Reigns, però in finale arrivò insieme a Rusev. Quindi perché non si può replicare una cosa del genere? Cioè, nel senso, se io fossi Alberto Del Rio non aiuterei Sheamus. Che, vi ripeto, ragazzi, non è, per me non è credibile. E quindi, ragazzi, arriviamo all'ultima ipotesi, che è quella che stuzzica di più, ma è anche quella più ambigua. Perché nel caso in cui Lesnar dovesse fallire, nel caso in cui la League of Nations dovesse fallire, chi assicura all'Authority che Roman Reigns non sia più una minaccia per il titolo WWE? Forse, ragazzi, l'unica persona che nelle ultime settimane non abbiamo visto per niente negli show, dai che ci sei arrivato, e chi ve lo dice, ragazzi, che come numero 30 o comunque come partecipante della Royal Rumble non vi sia Triple H? E chi non ci dice che sia proprio Triple H alla fine a trionfare nella Royal Rumble? E quindi chi meglio di lui è più indicato a detenere il titolo WWE e quindi a shipparlo, a toglierlo dalle mani di Roman Reigns, che attualmente è il nemico numero uno dell'Authority, non solo per come si comporta, ma anche perché ha aggredito fisicamente Vince McMahon. Vabbè, insomma, ragazzi, vi ricordate tutto quello che è successo in queste settimane? Potrebbe essere un, insomma, una grossa ipotesi. Certo, ragazzi, possiamo stare qui a pensare, a disquisire sul fatto del, ammazza, un wrestler semi ritirato che poi alla fine vince il titolo WWE. Però, ragazzi, ricordatevi sempre che non c'è match più imprevedibile della Royal Rumble. Alla fin fine, ragazzi, cioè, se proprio ci deve essere un match in cui succede di tutto, c'è overbooking, entra gente, esce gente, succede il panico, è proprio a Royal Rumble. Se pensate che tantissimi anni fa addirittura Vince McMahon vinse un'edizione della Royal Rumble, capite? A parte, in teoria, basta che uno esce dalla prima corda, quindi scivola in basso, si siede, va sotto il ring e rimane fino alla fine. Lo fece Hornswoggle, cioè cose brutte, ragazzi, cose proprio brutte. Per adesso, ragazzi, a parte che volendo, cioè, è stata posta tanta attenzione nelle ultime settimane anche su Chris Jericho, e anche Chris Jericho è un wrestler semi ritirato, come potrebbe essere, come possiamo intendere Triple H. Quindi, ragazzi, staremo a vedere. Certo che se andiamo a prendere fortemente in considerazione questa ipotesi, allora sì che Reigns uscirà senza il titolo, perché a quel punto, ragazzi, se becchiamo Triple H, comunque se ci sarà un forte intervento da parte dell'Authority all'interno del match, come prevedo che accadrà, 100% Roman Reigns uscirà senza il titolo. Ma non credo che sarà un grosso problema, ragazzi, perché vi ripeto, se esce senza il titolo, 100% lo riconquista WrestleMania. Poi staremo a vedere, ragazzi, che cosa ci riserverà questa edizione di WrestleMania, perché la vedo proprio povera, povera, a meno che non ci siano dei recuperi lampo come quelli di
a cui ci ha abituato John Cena, ma non credo, ragazzi, perché il suo infortunio è particolarmente serio. Speriamo, cioè, ragazzi, vedete, siamo quando c'è John Cena, stiamo lì, John Cena merda. Poi invece quando non c'è, stiamo qua, no, date prego John Cena. E mi ricordo, ragazzi, che forse già sono passati 2 anni, ad Hell in a Cell c'era il match, era proprio già fatto tra CM Punk e John Cena. Invece poi si infortuna John Cena e dovemmo vedere il match più orribile della storia del wrestling, almeno di quello che mi ricordo io ultimamente. Ryback contro CM Punk, cioè, che poi CM Punk si era pure impegnato purello, ma fece veramente schifo. Per il resto, ragazzi, vogliamo fare un po' un toto diciamo sorprese, chi potrebbe entrare, quale wrestler a sorpresa potrebbe entrare. Allora, a parte gli zozzoni, ragazzi, quelli inutili che fanno proprio, che servono per riempire la Royal Rumble, appunto vi dicevo del probabile debutto, comunque il probabile ingresso da parte di AJ Styles, che tra l'altro io ho avuto l'opportunità di conoscere, ci ho parlato, mi sono spogliato nello stesso spogliatoio insieme a lui per quell'evento che abbiamo fatto a Frosinone. Oh, ragazzi, apro e chiudo una parentesi, io veramente non vorrei quasi parlarne di sta cosa perché capisco che è una situazione vergognosa. Penso che non lo vedrete mai quel match, quel video non me lo passeranno mai. Io veramente vi chiedo scusa, ragazzi, perché io pensavo di aver fatto una cosa interessante, una cosa carina, anche e soprattutto per tutti gli amanti del wrestling, per il movimento del wrestling in Italia. Invece mi sono ritrovato proprio in mezzo a delle cose proprio tipiche italiane, quindi... Però la cosa figa è stata che nel mio stesso spogliatoio stavo appunto con AJ Styles, c'era Christopher Daniels, c'era Austin Aries, che attualmente è... vabbè, senza fare spoiler, insomma, ragazzi, MVP, tanta gente importante. Sarà figo rivederli in WWE adesso attualmente. Sono quasi certo che AJ Styles entrerà nella Rumble, come ci sarebbe l'opportunità che Daniel Bryan rientri addirittura nella Royal Rumble. Oddio, ragazzi, c'è chi pensa che ormai, insomma, i dottori non gli diano più il permesso di combattere. Si era parlato nelle scorse settimane addirittura di un rilascio da parte della WWE, quindi un licenziamento, visto che le condizioni sono quelle che sono. Allora, se io proprio mi dovessi giocare un ritorno, non me lo giocherei alla Rumble, perché ok, se entri nella Rumble poi però lo vinci, perché sennò ci ritroviamo come lo scorso anno con Daniel Bryan che entra tutti felicissimi, ma quando viene eliminato, e quindi sai che se viene eliminato Daniel Bryan in quella Rumble vince sicuramente Roman Reigns, e poi è stato così. È stato così che appunto l'hanno fischiato dall'inizio alla fine. Anzi, io mi ricordo quando uscì ci fu il gelo, ragazzi, gente che se ne andava, cose pazzesche. Mi ricordo ci furono pure delle situazioni abbastanza antipatiche fuori dall'arena. Però comunque, questo è quanto, ragazzi. Questo è quanto. Questo è tutto, ragazzi. Io penso che vincerà, come avete visto, Roman Reigns. Nel caso, metteteci in mezzo al pronostico tutte le cose che ci siamo detti. Una cosa sola è importante ricordare: Roman Reigns all'interno della Royal Rumble è uno che si è sempre fatto valere, o almeno la WWE l'ha sempre bookato in questa maniera. Non lo so, vedremo un po' come andrà a finire. Voi fatemi sapere sotto nei commenti qual è il vostro pronostico, chi secondo voi vincerà la Royal Rumble e perché. Io vi do appuntamento ai prossimi video. Un saluto a tutti da Max Sciosha, alla prossima, ciao ragazzi. Ciao!